Nel 1995 c'è stato l'exploit, che Luca era juniores, nella finale del campionato italiano è arrivato primo sia nell'individuale juniores che nell'individuale assoluto, quindi nella categoria avanti. Poi nel 2000 c'è stata la svolta, il direttore tecnico ha avuto fiducia in me e mi ha portato agli europei Il individuali. direttore tecnico della nazionale italiana, eravamo in Turchia, se non sbaglio, ad Istanbul, l'ha preferito agli altri per fare l'individuale nel Qatar. Cosa ti ha detto tuo padre? Ah, io ero molto agitato, allora sono arrivato giù con le pool che sono praticamente i sorteggi. E gli ho fatto vedere il sorteggio e ho detto: guarda che Ma ci devo fare stai io? l'individuale. E ho detto: stai calmo, so tutto. Rilassati, siediti. E qual è il problema? Ma c'è il francese, c'è lo spagnolo, sai, tutti i timori degli Certo. avversari. Dice, noi siamo gli italiani. Dice, quindi qual è il problema? Rilassati. Allora mi sono tranquillizzato. E il giorno dopo è bastato per tranquillizzarmi una serie di sguardi, perché comunque io ho il coach della nazionale che sta lì accanto a me nel parterre di Sì. gara, e lui era sugli spalti, seduto lì sempre a vista. Lo guardo soltanto, ci guardiamo, è uno scambio di sguardi. Non abbiamo bisogno di parlare. Da come lo guardo, lui sa quale kata deve andare a fare, e da come mi guarda lui, io so che lui ha capito che farà quel kata. Allora, una serie di sguardi lì. Tranquillo, vai tranquillo, che ho fatto prova dopo prova, ho vinto il mio primo europeo. Puoi salire sul podio, inno, bandiera. Sì, sicuramente, Wow. inno, poi per me è un grande Sì. piacere cantare l'inno e mostrare la propria nazionalità, ecco. Quindi è un grande orgoglio appartenere all'Italia. Io lo dico sempre, sono molto orgoglioso di essere palermitano, poi di essere siciliano e poi di essere italiano. Dopo quel primo campionato europeo che hai vinto, ne sono arrivati altri Sei, sei, altri altri sei, sei sì. addirittura. Sì, Tutti di fila, uno dietro tutti di l'altro. fila, Ma tutti di come mai? Non fila. perdi mai? Allora sei Oddio, bravo! beh, cerco di allenarmi. Il segreto è lì, è l'allenamento. Quando pensi di essere arrivato e ti siedi un attimo, gli altri ti sorpassano. Allora bisogna capire che quando hai raggiunto una vittoria sarà ancora più difficile riconfermarla. Ma cosa fa vincere a Luca sei campionati europei di fila? Non lo so, hai un segreto particolare, cioè hai qualcosa di tuo che non hanno magari gli altri, insomma? Io questo non lo so, io cerco di fare sempre tutto al massimo della potenza e della velocità, cercando di tenere la tecnica, che a parole è facile, però è chiaro, più i ritmi sono elevati, più difficile il controllo della tecnica e del corpo. Ecco, cerco di lavorare sempre con un buon equilibrio fra questi parametri. Poi avrò qualcosa di mio, tipo, non Tipo? so, a livello di fibre, a livello di natura, a livello di metodiche di allenamento con mio padre. Si può vincere con il dubbio. O si può vincere avendo il consenso da parte di tutti, arbitri, atleti, spettatori. Bisogna
Quello per me è molto importante perché vuol dire che hai veramente dimostrato la tua superiorità. Cose importanti le ha vinte tutte dopo che mi ha conosciuto. Dopo che hai conosciuto te. Mio suocero me lo ripete sempre. Ma tu hai vinto dopo che hai preso mia figlia? Vabbè. I mondiali li ha vinti uno l'anno in cui è nato lui, uno l'anno in cui è nato lui. Per cui. Bella. Dovrei farne uno ogni anno. Ogni due anni. Ogni due anni. Questa è la stanza dove c'hai tutti i tuoi ricordi praticamente, di medaglie, trofei, sì, vittorie. Sì, è vero. Qua per anni abbiamo conservato coppe, medaglie, ogni tipo di trofeo. Tra queste medaglie, Luca, quelle più importanti, diciamo, immagino che saranno quelle dell'ultimo mondiale. Sì, sicuramente. Cioè dei mondiali, ecco, questi sono tutti i trofei. E medaglie e il trofeo del primo, questo è il trofeo del primo campionato del mondo juniores. Sotto ci dovrebbe essere un trofeo, sì, dovrebbe essere coperto. Un qualcosa col globo, ecco. Non si vede bene. E queste sono tutte medaglie vinte a livello europeo e mondiale. Mm-hmm. Quindi quelle che hanno un po' segnato la mia carriera. Belle medaglie, insomma, sì, belle impegnative, ecco, hanno un peso superiore a quello reale. Certo, ecco. Anche perché immagino che dietro ognuna di queste medaglie, insomma, dell'altra faccia della medaglia, c'è tanto di sacrificio, tanto di forza, di volontà, di passione, insomma. Sì, vero, tanto sacrificio, tanto lavoro e tanta, come dicevi tu, tanta voglia di arrivare, voglia di dimostrare, e dopo il primo titolo voglia anche di restare lì, perché quando assaggi una cosa buona vuoi cercare di tenertela il più lungo possibile, ecco. Hanno buon sapore? Sì, soprattutto quando le mordi durante la foto e sei sul podio, è un sapore indescrivibile. In futuro come ti vedi, Luca? Non lo so, non mi faccio progetti a lunga scadenza. Il mio futuro a breve termine è quello dell'agonista, voglio continuare a fare le gare, a girare, è una vita che mi piace e mi dà tante soddisfazioni, ecco. Il mio sogno è quello di continuare a vincere a livello mondiale, è chiaro, il sogno di ogni atleta. E sinceramente spero di superare il record di qualsiasi altro uomo che ha vinto solo, cioè il record al momento è 3 titoli mondiali vinti. Ce l'ha un francese, ha pari merito con un giapponese. Io ne ho 22 a livello individuale. Ma sei giovane ancora? Ma sono giovane, ho tempo. Ok, in bocca al lupo. Crepi, grazie.